Cesare tuttavia commise due errori fatali. In primo luogo, dopo aver accumulato nella sua persona un potere straordinario, si fece nominare dittatore a vita, prospettando in tal modo l'istituzione di una monarchia assoluta alla quale la classe dirigente romana era tradizionalmente ostile. In secondo luogo, egli sottovalutò il peso economico e di riflesso politico dell'elite senatoria, che ordì e mise in atto la congiura nei suoi confronti. Il 15 marzo del 44 a.C., Cesare venne assassinato da un gruppo di aristocratici, già sostenitori di Pompeo, capeggiato da Marco Giunio Bruto e da Gaio Cassio Longino.